Io sono Walter Schiava e questo è Paesi Futuri, un podcast dei ragazzi della stazione in collaborazione con Radio Barrio, facente parte di Prospettiva 2030, un progetto finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo podcast nasce dal desiderio di raccontare i paesi attraverso gli occhi di chi li ama e li studia, con la speranza che da ombre del passato diventino luce del futuro. Abbiamo deciso di raccontare questo podcast per raccontare un po' i motivi chiavi che ci hanno reso, che ci hanno permesso di unirci e di incontrarci, diciamo che hanno quella cosa che ha dato inizio alla nostra idea del podcast. E inoltre abbiamo deciso di raccontare un po' che cosa succede a livello del antropologico, sociologico, urbanistico all'interno di questa, diciamo, di questa vicenda. La nostra storia nasce durante l'adolescenza, quando noi un gruppo di amici ci incontriamo, andiamo al mare, facciamo le solite cose che fanno i ragazzi dell'adolescenza. Giochiamo a pallone sulla spiaggia, usciamo la sera, andiamo sul lungomare. Questo a Strongoli Marina, dove diciamo che inizia la nostra storia. Solo che poi crescendo, cosa? Abbiamo deciso di un po' esplorare questo paese che per noi era così comune, così, cioè, un paese a noi conosciuto, ma allo stesso tempo ignaro. Allora abbiamo deciso di avventurarci un po', abbiamo cominciato a sentire le storie, a conoscere la storia di Strongoli, nelle persone che vi abito, che no, che vi abitino e che hanno fatto la sua storia. E da qua ci siamo lentamente appassionati. Un elemento importante di Strongoli è la stazione, da cui noi prendiamo anche il nome, il nostro nome, i ragazzi della stazione. Andando dalla statale, venendo da Crotone, percorrendo la statale, si può svincolare alla prima rotonda ed entrare nella stazione di Strongoli, percorrendo la strada statale 106, famosa strada che tutti un po' conoscono. Però si può fare lo stesso percorso dall'interno del paese, sempre di Strongoli Marina, e arrivare attraverso le campagne all'ex stazione di Strongoli, che oggi è leggermente abbandonata, è solo un punto di transito. Per arrivare alla stazione, qua si ricollega uno dei nostri ricordi, qui è un canale di scolo che viene dalle acque delle campagne, questo canalone che noi attraversiamo. Per noi da ragazzi era una specie di siepe alla Leopardi, qualcosa che ci fermava e avevamo una grande immaginazione cosa ci potesse essere dopo. E diventati grandi l'abbiamo attraversata, abbiamo scoperto il Bosco del Pantano, spiagge incontaminate, zone bellissime, e qui abbiamo cominciato ogni sera a cercare di evitare la calca estiva e passavamo ogni pomeriggio dell'estate su queste spiagge e verso l'ora di ritorno ci fermavamo alla stazione dove vi era un piccolo bar, dove vi è tuttora questo bar che è in attività da un centinaio di anni, ormai è un bar storico, e qua ogni sera tra una bibita, un caffè, tra una cosa, un'altra abbiamo fatto amicizia col proprietario, ecco, tutte quelle persone che frequentavano quel bar, operai, gente di passaggio, la sua famiglia. E questo, il professore Ceraudo, il proprietario del bar, Domenico Ceraudo, che oggi non è più con noi, ci aspettava ogni sera, ogni pomeriggio, ci aspettava sempre. E lui fu il primo a dire che aspettava i suoi ragazzi della stazione. E diciamo che da qui è nato prima di tutto il nostro nome, dove la stazione non ha solo questo valore di punto dove ci siamo aggregati, dove ci siamo conosciuti, dove abbiamo ascoltato tante storie raccontate dal professore Ceraudo, dove abbiamo incontrato tante persone e non solo, ma è anche un simbolo, il simbolo di chi prende il treno e parte, va lontano per cercare lavoro, per cercare quello che qui non ha, ma può essere anche il mezzo per tornare, dopo essere andati fuori, dopo essersi allontanati. Si può tornare indietro e, diciamo, portare le proprie conoscenze nel paese di origine. Che la nostra speranza è questa, il miglioramento della situazione dei borghi. Noi siamo dell'idea che i borghi possano essere il futuro, non siano soltanto un'ombra del passato, ma una luce per il futuro, una rinascita che possa essere sia a livello culturale, antropologico, economico, ma possa essere una vera risorsa per tutti. Io sono Mattia De Tursi e nel corso degli anni crescendo e spostandoci sempre più abbiamo scoperto non solo il circondario di Strongoli e le sue meraviglie, ma mi piace sottolineare il fatto che abbiamo scoperto del vero e proprio materiale umano, quelli che definiamo gli ultimi,
quelli che resistono al lento declino e abbandono di quello che una volta era, quello che era il paese. Persone semplici, ma ricche di sentimenti, di storie, dei veri e propri monumenti, custodi di sapere del paese. E infatti tutti questi aneddoti, questi racconti alimentavano sempre più la nostra curiosità e ci affascinavano sempre più. E questo ci ha spinto molte volte a percorrere su e giù il paese. Infatti noi spesso, la maggior parte delle volte, eravamo increduli di come tutti questi vicoli, tutte queste strettoie, una volta magari piene di vita, di vitalità, oggi ormai sono vuoti. Case, palazzi anche del Settecento, con addirittura fondamenta di epoca lontanissima, abbandonati dove sembra passata una vita. Un luogo ricco di dettagli, di sapienza anche nelle piccole costruzioni dove pietra sopra pietra vanno a costruire queste meraviglie architettoniche. Per fortuna però negli ultimi anni qualcosa si sta muovendo, nel senso che qualcuno si è mosso per recuperare le case, ne parleremo nella prossima puntata, e abbiamo però dei centri storici che mi piace dire anche questa cosa, che non hanno alcuna cosa da invidiare alle grandi città, alle famosissime città dove le persone corrono da tutto il mondo per vedere. E anche Strongoli, ma non solo, tutti i nostri paesini della costa ionica sono ricchi di edifici, di magioni, dove ti domandi sempre di più il perché, perché sei andato via, perché hai lasciato tutto questo, magari, ma soprattutto per cosa, magari per essere scappato in un condominio vicino al mare. E la comodità, infatti, una delle domande che ci poniamo spesso è la comodità, da cos'è che si misura se non calcoli anche la bellezza? E canoni e visioni di questo tipo noi stiamo cercando di poterli trasmettere sempre più alle persone e per smuovere un pochino di più le coscienze delle persone e magari, perché no, farli ritornare a ciò che era. A tal proposito, mi piace condividere con voi questa cosa che è una cosa mia che è nata negli ultimi anni, ma che diciamo nutrivo da diverso tempo. È un investimento, disinvestimento, tra virgolette, nel senso che è stata una scelta molto inusuale, cioè recuperare una vecchissima, un'antichissima casa nel centro storico di Strongoli e ristrutturarla completamente. Una casa che nel corso del lavoro, delle indagini che ho fatto, nel corso del tempo, è come se avessi vissuto davvero decine e decine di vite. Perché con certezza io so che in questa casa ci ha abitato il mio trisnonno, e poi è passato al mio bisnonno, dove vi è nato, e poi a mia nonna, dove vi è nata, a mio papà, e poi infine a me. Una casa che è come se mi parlasse costantemente, nonostante dentro non è che ci siano, non è che ho trovato tantissimi ricordi, proprio di oggetti. E infatti questa cosa mi piace anche condividere, nel senso che la semplicità di come è costruita, le mura, proprio queste piccole cose continuano a trasmettere come se ci fosse un continuo richiamo al passato, di ciò che era, una continua emozione che ti continua a dare questo edificio. E infatti volevo sottolineare che è una casa di epoca lontanissima, cioè alla fine tutti i centri storici della costa ionica sono di origine greca, la maggior parte, nonostante siano stati anche effettuati degli scavi che e gli oggetti ritrovati sono anche di origine al Paleolitico, se non prima. Mi sono reso conto comunque iniziando questo cammino che non me ne sarei mai pentito, nonostante andassi contro, diciamo, a tutti, all'opinione di tutti, ma chi te lo fa fare? Perché va a investire così tanti soldi in quella casa? È un paese che sta morendo, tra virgolette. Però sono sempre più convinto che quello che può trasmettere un paese, il vecchio, tra virgolette, che oggi giudichiamo vecchio, una città e il nuovo non saprà mai restituirlo. I paesi infatti possono essere una risorsa per il futuro e noi vogliamo partire proprio da questo, come il paese, come risorsa per il futuro. E speriamo che col nostro podcast riusciamo a raccontare un po' visioni, punti di vista, immagini diverse da quelle che sono la classica visione del paese, posto vecchio, posto ormai abbandonato, posto da abbandonare.
e non un posto da rivalutare e riabitare. Nella prossima puntata ci occuperemo di una tesi, di una bellissima tesi scritta da una ragazza di Padova, dove parla appunto di paesi abbandonati, con una visione molto filosofica. Sì, infatti il tema dei paesi oggigiorno comincia un po' a interessare un po' tutti. Fortunatamente, diciamo che in chiave molto larga riusciamo a vedere una piccolissima inversione di tendenza, sia per una svolta green, sia per una svolta sociale, sia forse secondo alcuni dopo la pandemia magari c'è stata una ricerca di posti tranquilli lontani dalle grandi città, posti diversi, ritornare alle origini. Sono tantissimi i motivi e numerose sono le storie di persone, di ragazzi che lasciano le grandi città per tornare magari nei paesi di origine dei nonni e portare avanti attività commerciali e cercare una rinascita di quel borgo. Ecco, noi vi aspettiamo comunque nella prossima puntata dove parleremo con Alice, di paesi e di filosofia. Grazie a tutti. Questo è Paesi Futuri, un podcast dei ragazzi della stazione in collaborazione con Radio Barrio, facente parte di Prospettiva 2030, un progetto finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.